Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, venerdì 6 luglio. Allora, sui giornali ci sono vari temi. Quelli che oggi mi affascinano di più sono, devo dire, ben scelti dai giornali, sono sulle prime pagine, sono un po' quelli dei giorni scorsi: immigrazione, lavoro e poi ci sarà il copyright di cui parleremo tra poco. Sull'immigrazione, il Corriere della Sera titola, secondo me, in maniera direi più sintetica rispetto agli altri, ben fatta, stretta sui diritti d'asilo, e cioè l'ultima proposta di Matteo Salvini in materia di immigrazione. La stretta è molto semplice: dice dobbiamo cercare di dare il diritto d'asilo davvero a chi se lo merita. E oltre a questo, cosa dice? Utilizziamo 42 milioni, la cifra è precisa, e togliendoli all'accoglienza, pare che si spenda 3 miliardi per l'accoglienza, quindi non è una cifra enorme, per toglierli all'accoglienza appunto e per usarli invece per i rimpatri. Insomma, mi sembra una polemica, una cosa anche di buon senso. Evidentemente tutte le vicende che riguardano gli immigrati vengono considerate oggi come manifestazioni del nazifascismo del governo che ci sta guidando, in particolare di Salvini, devo dire, non quello del Movimento 5 Stelle, di Salvini, come ha in maniera imbarazzante cercato di illustrare ieri la copertina di Rolling Stones, un appello di quelli patetici, come direbbe oggi, mi sembra che Capezzone sulla verità, si è passati da lotta continua a lagna continua, solo che quelli di lotta continua sparavano, questi sono soltanto dei ridicoli ragazzetti. Uno di questi, il direttore di Rolling Stones, che me lo ricordo bene, andava sempre a mangiare con Camposanto dell'Orto, come lo definisce Dago Spia, e direi che invece, come è più semplice identificarlo con il Conte Mascetti per le supercazzole che ha raccontato in Rai, tranne quella di far fuori me, lui personalmente, di far fuori me, senza neanche farmi una telefonata, no? Sai, ciao Nicola, ti volevo dire che abbiamo cambiato linea editoriale, ti facciamo fuori, o meglio ti parcheggiamo come volevano parcheggiarmi. No, neanche mi ha fatto una telefonata, però lui con questo Coppola, che basta mettere insieme, capite il genere di persone che sono, andavano a mangiarsi il loro come cos'è che si mangiava, la tartare, mangiarsi la tartare. Negli anni 80 ci si mangiava il carpaccio, oggi si mangia una tartare di tonno, si mangia una tartare di tonno, e si pensavano il grande futuro della Rai. Poi sono stati fatti, si sono autofatti fuori dalla Rai, e questo è diventato, evidentemente, se è quel Coppola che dico io, è diventato direttore di Rolling Stones. Ma la cosa patetica del direttore di Rolling Stones è quello che è successo con Mentana. Gli appelli sono patetici, direi il 90%, destra, sinistra, ste firme inutili. Insomma, chi fa il giornalista c'ha il modo di scrivere, non c'è bisogno di fare appelli, li fanno i suoi pezzi se proprio li vuol fare. Allora, la cosa patetica è che lui dice a Mentana se vuol far parte di questo appello. Enrico Mentana non gli risponde. Lui, sapete che cosa fa? Gli manda il suo curriculum, come per dire ti faccio vedere chi sono io, nel senso che così capisci chi sono io. Già questo ti fa sapere. Questo, cioè, è proprio deve essere amico del Conte Mascetti, cioè si trovavano bene tra di loro. Non soltanto dopo aver fatto arrivare il curriculum, Mentana, che conosco bene, è un po' sbrigativo, c'ha molte cose da fare, ma il suo cellulare è sempre aperto a tutti, gli risponde: no, non lo faccio l'appello. Non lo fa l'appello perché lui gli sta certamente sulle balle Salvini. Ha scritto di tutto contro Salvini e ha fatto chiaramente intendere quanto gli sta sulle balle Salvini, ma non fa l'appello di Coppola sul Rolling Stones. È troppo sveglio e smart per capire che quegli appelli non si firmano perché sono delle cagate, va bene? Questo lo capisci in un secondo, Mentana. E quello là, allora, che cosa fa? Quello là continua a mandargli delle mail, degli SMS dicendo: no, ma devi stare con noi per quel mentecatto di Salvini, mentecatto di Salvini. Vabbè, affari loro. Pubblica tutta questa conversazione Mentana con quello là. Perché la pubblica? Perché quello lo prende tra quelli che hanno firmato l'appello a Hugo Giorgio. Quello non l'ha firmato. Quindi quello che voglio dire, questi fanno i fenomeni moralisti contro sono. Come definire uno che mette la tua firma sotto un appello che tu hai detto esplicitamente che non lo vuoi fare? Come lo definite? Io lo chiedo a voi. Come definite uno che prende la mia firma e la mette sotto un appello che io non voglio firmare? Ditemi voi, questo è giornalismo? Secondo me quella merda dell'ordine giornalisti, quella merda dell'ordine giornalisti, una cosa dovrebbe fare. Dovrebbe fare: scusami, tu sei il direttore responsabile di Rolling Stones? Tu sei direttore responsabile. Scusami, com'è sto fatto che hai fatto firmare un appello a uno che ti ha esplicitamente detto che. Però state certi che non lo farà, perché l'ordine dei giornalisti si occuperà di me, si occuperà del fatto che magari ho scritto qualche volta zingaro in una. Non l'ho scritto perché io rispetto le regole. Forse non ho fatto qualche, come possiamo dire, aggiornamento professionale, non ho preso i punti, però non romperà le balle a un direttore
che prende una firma che non c'è. Io dico, ma vi sembra normale? Questa è l'ABC. Vabbè, ma lasciamo perdere su questa cosa. Titola bene, oggi Libero, nani, ballerini, intellettuali attaccano Salvini per sport. Sallusti hanno trovato una buona alternativa a quella che è stata per anni Berlusconi. Secondo tema di giornata, secondo me è importantissimo, è quello del copyright. C'era una legge europea che avrebbe dovuto come possiamo dire, regolare il copyright. Wikipedia in Italia si è messa a piangere dicendo libertà di stampa, ci hanno ammazzato, ci hanno ucciso, è finita, se passa questa legge europea siamo morti. Da una parte c'avevamo Wikipedia, Salvini, Di Maio, Facebook, Google, YouTube, e dall'altra non è che erano dei buoni, erano gli editori italiani. Il punto fondamentale, cari amici, sapete qual è? Sapete qual è? Io scrivo per il giornale, o per il Fatto, o per il Foglio, va bene? Quando io scrivo per il giornale, per il Fatto e il Foglio, questi giornali mi pagano uno stipendio. Oltre a pagarmi uno stipendio, pagano delle tasse sugli eventuali utili che fanno. Pagano uno stipendio a me e pagano delle tasse. Bene, quello che io scrivo per loro va a finire su Wikipedia, su YouTube, su Facebook, su Google, ovunque. E questi grandi aggregatori di informazione non pagano alcun diritto d'autore agli editori, che pagano a me lo stipendio e pagano le tasse. Vi è chiaro il circuito? Io non so, ve lo dico laicamente, se questa, come dice Oscar Giannino oggi su Messaggero, fosse una buona riforma, fosse fatta bene ed è giusta, ma quello che dico è che questi grandi monopolisti della rete, che io utilizzo in continuazione anche in questo secondo, regalando il mio copyright, perché ora in questo momento non stanno rubando, Facebook non ruba nulla, sto regalandola io a Facebook, la mia zuppa di porro, il traffico che sta creando, però il fatto che questi utilizzino tutti noi senza pagare neanche un euro, abbiate pazienza, forse un tema lo deve porre. Quindi quando vedo che questi fanno finta che è morta la libertà di stampa perché si voglia mettere dei diritti d'autore, come dice oggi Oscar Giannino benissimo sul Messaggero, qualche dubbio me lo pongo. Da una parte, quindi, sembrata una, come nota Gaggi, di cui mi fido un po' meno rispetto a Giannino e tanti altri, gioiscono le grandi multinazionali perché non è morta la libertà di stampa. Ci credete voi che questa era una morta contro la libertà di stampa? Bah, io ci credo poco. Soldi alla Lega, grande altro problema, quello che è successo lo sapete, la Lega è condannata a pagare 49 milioni di euro per quello che avrebbe utilizzato, anzi secondo una sentenza di primo grado avrebbe utilizzato male, cioè i rimborsi elettorali 2008-2009, epoca Belsito, epoca Bossi, la sentenza è chiara. Certo, mi chiedo, l'unico partito che ha usato male i rimborsi elettorali, gli altri sono tutti quanti indenni, PD, Forza Italia, che ne so, Sinistra, Democristia, tutti perfetti, tranne ovviamente la Lega. Però la sentenza c'è perché il PM di Genova, dopo aver fatto condannare Belsito, tesoriere della Lega, e aver fatto condannare Bossi in primo grado, ha detto, mo ci date i soldi ora che sono condannati, vi sequestro 49 milioni, ogni euro che entra la Lega ve lo sequestriamo, posto che quindi ve li siete babbati. Benissimo. Il punto fondamentale è che il Tribunale del Riesame ha detto no, non puoi sequestrarli, il PM ha fatto ricorso alla Cassazione, la Cassazione ha detto sì, li puoi sequestrare. E allora a questo punto cosa succede? Che Salvini non c'ha più una lira per fare la campagna elettorale. Salvini ovviamente non c'entra nulla con le cose del precedente gestione, anche se qualcuno lo vuole tirare per la giacchetta dicendo che anche lui ha goduto di quei rimborsi, ma è evidente che non era lui il segretario e non gestiva lui la macchina. E quindi di che cosa sta succedendo? Che Salvini si lamenta, dice cazzo, così non ci fate più lavorare, non possiamo più fare le campagne alle europee, chiede aiuto a Mattarella, il solo fatto di chiedere aiuto a Mattarella sta irritando, secondo il megafono del Quirinale, cioè Marzio Breda, oggi e non solo lui, sul Corriere della Sera, che dicono che Salvini non si deve permettere di lamentarsi. In questo il ministro giustizia che è grillino dice si rispettano le sentenze. D'altronde i grillini hanno fatto una campagna contro questi soldi rubati dalla Lega. Toc toc, Salvini, Maroni, vi ricordate quando avete utilizzato i soldi pubblici rubati da Belsito e Bossi? Scriveva il blog del Movimento 5 Stelle il 2 ottobre del 2017, quando ancora non erano alleati di governo. Insomma, è molto chiaro che questo è un fronte nuovo del governo, perché Salvini è raso al suolo dal punto di vista economico e per fare la politica, nonostante le stupidaggini che hanno raccontato per anni i mitici dell'anticasta, Corriere della Sera, e poi ci è arrivato il Movimento 5 Stelle, i soldi da dove arrivano?
o da Lanzalone, come si è visto, e Parnasi a Roma per il caso Movimento 5 Stelle, o dal finanziamento pubblico e rimborsi pubblici. Siccome non c'è più finanziamento pubblico e i privati non si azzarderanno più a dare un euro alla politica non potrà più avere soldi. Tutti contenti, evviva, evviva, evviva. Soldi li avrà il Real Madrid. Non si tratta di una questione, diciamo, politica, ma di una questione fondamentale per l'Italia. Si comprano Ronaldo a 100 milioni di euro, pare che il Real ne voglia di più. Perché è importante e perché lo citiamo in questa rassegna, nonostante in pochi lo mettano in prima pagina? Perché l'acquisto da parte della Juventus di Ronaldo vuol dire portare in Italia un signore a 100 milioni di euro. Il titolo della Juventus ieri in borsa ha fatto più 11% e hanno... vorrebbero utilizzare Ronaldo anche per fare lo sponsor, diciamo, l'immagine della Ferrari. A proposito di diritti d'autore, copyright, come si utilizzano le immagini e quanto valgono le immagini dei personaggi pubblici. È stupenda l'idea che di questo acquisto italiano, perché dà l'idea di come una persona possa fare una parte dell'economia. Insomma, io ci starei un po' più sopra. Divertente la stampa che oggi mette in discussione una cosa favolosa, cioè che in realtà per combattere la gara delle Olimpiadi che ci saranno nel 2026, le Olimpiadi invernali del 2026, si combatte tra Torino e Cortina d'Ampezzo, tra Appendino e Zaia. E io mi chiedo, ma non erano, e ha un altro fronte all'interno del governo, Appendino 5 Stelle, Zaia e Salvini, ma non erano quelli... il Movimento 5 Stelle che ci ha fatto due palle così sulle Olimpiadi, che sono le Olimpiadi del mattone, le Olimpiadi che si ruba, la stessa Appendino, che mi sembra una brava sindaca, almeno avendola conosciuta a Torino, che ha un'aria, diciamo, concreta, ma insomma non è figlia di quella cultura là del non fare nulla. E la zuppa come sponsor, dobbiamo trovare uno sponsor per la zuppa, dobbiamo trovare uno sponsor, così se io potessi mettere uno sponsor, fare soldi per ogni zuppa. Insomma, molto divertente la contrapposizione tra Lega e Movimento 5 Stelle sulla scelta delle Olimpiadi tra Cortina d'Ampezzo e Torino, esclusa, pare, secondo la stampa, Milano, che anch'essa è candidata. Molto ancora fa discutere il decreto dignità, che è un decreto indignitoso, che fa schifo. La Confesercenti ha calcolato che sono 633.000 i contratti a tempo determinato in scadenza entro la fine dell'anno, e questi contratti a tempo indeterminato probabilmente non verranno rinnovati. Quei 633.000 persone, la maggior parte dei casi, non verrà rinnovata, si cercherà qualcun altro e si farà del nero, per un motivo molto semplice. Vi faccio un esempio: siccome il rinnovo deve essere soltanto con precise giustificazioni e quindi si deve scrivere la casuale, per quale motivo mi rinnovi? E soprattutto le esigenze per le quali io rinnovo un contratto a tempo determinato devono essere esigenze non programmabili. Chiaro? Quindi io posso rinnovare dopo un contratto un altro contratto, ma deve essere un'esigenza non programmabile. Vi faccio un esempio che c'è oggi sul Corriere della Sera. I saldi cosa sono? Un'esigenza programmabile o non programmabile? È chiaro che tutti sanno quando ci sono i saldi, quindi è un'esigenza programmabile. Quindi se io ho fatto un contratto a tempo determinato a uno per fare la gestione nel periodo dei saldi, non glielo posso rifare, per il semplice motivo che nella casuale non posso scrivere che viene rinnovato a tempo determinato per il periodo dei saldi. Benissimo, nel commercio sono tutti felici, difatti, sono veramente le pippe. Quando si parla di economia, questo decreto è una cosa incredibile. Devo dire che il segretario della Lega Veneto dice una cagata oggi in un'intervista sul Corriere della Sera, in cui dice che ha fatto bene questo decreto contro le ludopatie. Andatevi, causale, sì, io ho detto casuale, io ho detto causale. Allora, andatevi a vedere, per esempio, la balla sui 98 miliardi evasi dalle società di slot machine sul mio sito, che è una stupidaggine. Quindi il combattimento alla ludopatia togliendo la pubblicità è un'altra di quelle follie al diritto d'autore e copyright. Vogliamo uccidere i giornali, facciamolo con grandissima forza, tanto poi dopo tutto vale la rete, uno vale uno, perfetto. Come abbiamo distrutto la politica, adesso distruggiamo anche la stampa. Ma il punto è un altro, il punto fondamentale è che il segretario della Lega Veneta dice: ragazzi, io ho fatto il benzinaio, poi c'ho l'autolavaggio, conosco i miei imprenditori, questa roba della causale è una minchiata, non assumeremo più. Lo dice lui, il segretario della Lega. Io lo dicesse Salvini invece che al Corriere della Sera, che fa il vicepremier, il vicepresidente del Consiglio, mi verrebbe da dire. Insomma, diglielo al tuo amico Matteo Salvini, come stiamo disperatamente cercando di dirglielo noi. Bene sull'immigrazione, malissimo sull'economia.
vi do appuntamento al sito nicolaporro.it. Se vi piace questa zuppa, condividetela. Quando l'hanno fatto col tabacco, non mi pare che ci sia stato tutto questo clamore. 10 milioni di persone ancora in Italia fumano, 10 milioni e mezzo di persone fumano. Il fatto che ci sia stato una mancanza di pubblicità non ha cambiato nulla, 10 milioni e mezzo di persone fumano, i millennials continuano a fumare, non prendiamoci per i fondelli, va bene? Allora, la stampa, se vale, si finanzia con i soldi dei lettori. Benissimo, finanziamola con i soldi dei lettori, ma tu mi devi spiegare, caro amico mio, se tu compri un giornale e quindi finanzi la stampa, io sono totalmente d'accordo con te, e poi il mio pezzo lo puoi leggere gratis su internet, allora c'è qualcosa che non funziona, perché Facebook genera traffico e pubblicità, non Facebook o Google, tutti generano traffico e pubblicità per un pezzo di Nicola Porro o del tuo Beniamino, ma quel pezzo l'hai pagato attraverso la stampa e attraverso l'acquisto del giornale, quindi che facciamo? Uno paga il giornale, paga indirettamente Porro, e poi c'è un altro che invece si legge Porro gratis sulla rete perché se l'è ciucciata, e dai! Poi dopo c'è gente che come me può regalare le informazioni come sta facendo in questo momento su internet totalmente gratis e se ne fotte. Ciao!